Trovare una miniera adesso è una questione di vita o di morte. In questo episodio... E come si presenta l'oro? No, deve essere uno scherzo. Attenti, ragazzi, un crotalo! Papà, forse ho trovato qualcosa! Potrebbe essere la più grande caccia al tesoro della storia. Diamoci da fare. C'è un nuovo mondo qui fuori. Occhio! Ma che c***o? Che diavolo è successo? Credo che oggi dovremmo spostare l'impianto. Ehi, 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 tirala su, tirala su! Tirala su, c***o! Così cade! Oh, merda! No! Se state attenti, c***o, non succede! Sono stanco. Dove c***o vanno? Trovare un giacimento adesso è una questione di vita o di morte. Ormai non abbiamo più futuro a McKinnon. Todd Hoffman è in Oregon, alla ricerca di una nuova miniera per poter sperare ancora. La scorsa settimana ha ricevuto una notizia inaspettata. Il proprietario ha messo in vendita la concessione di McKinnon Creek. Non ho ancora detto ai miei ragazzi quanto siano gravi le nostre condizioni economiche. Se non trovo un altro giacimento entro quest'estate, perderanno tutti il lavoro. Todd ha trovato una miniera che si dice sia piena di pepite. E adesso spera di trovare un accordo. Dovremmo essere arrivati a destinazione. Questa proprietà è stata messa in affitto, ma temo di non essere l'unico pretendente in lista. Ciao! Ciao, ciao ragazzi, come va? Tutto bene, voi? Bene. Jared, giusto? Esatto. Io sono Todd. La famiglia di Jared e William Weird possiede la miniera di High Bar in cima a questa montagna di 1200 metri nell'est dell'Oregon. Quelli che vedete sono gli 80 ettari di terreno in cui è concesso scavare. Abbiamo appena grattato la superficie per dare un'occhiata, ma è troppo grande per due persone. E come si presenta l'oro? Adesso ve lo faccio vedere. Deve essere uno scherzo. Sono grosse. Guarda questa, è una delle pepite più belle che abbia mai visto. Questo è oro grigio. A che profondità le avete trovate? Direi da 30 centimetri fino a 4 metri e mezzo. Ah, ok. Abbiamo trovato oro con continuità. Però, E non ci sono scarti minerari in questo giacimento. Quindi... Un momento, ma andando avanti li troveremo, no? Non ci sono scarti. Quella che state calpestando è terra aurifera. Niente spese di sbancamento. Voi non dovrete fare altro che estrarre l'oro che si trova sotto i vostri piedi. Il potenziale del terreno è chiaro, Todd. Ecco, non vi offendete, ragazzi, ma dobbiamo testarlo anche noi. Certo. Hunter, prendi il metal detector. Freddy, tu prendi i piatti e cominciamo a dare un'occhiata in giro. Possiamo cominciare da qui. Al lavoro. Bene. Il figlio di Todd, Hunter, inizia a cercare pepite. Vediamo. Oh, è solo un vecchio pezzo di latta. Sì. Spazzatura. Mi piace proprio questo posto. Prenderemo un po' di terra da questa parte e un po' da quest'altra. Portiamola lì nella vasca e laviamola. Niente. Papà! Forse ho trovato qualcosa! Cosa? Un chiodo? No! Fammi vedere. Oh, guarda! Guarda qua. Vedo. Sì, c***o, è oro.
Accidenti. Avevi ragione. Batti 5. La fortuna del principiante. Sì. Ancora niente, Jack. Freddy, possiamo smettere di lavare. Fagli vedere che hai trovato. Era in mezzo alla ghiaia. È un po' sporca di terra e di artemisia, ma... Boom, è roba buona, quindi... Ottimo. Vedi il rivestimento dorato? Sì, conterrà dell'oro, vero Jack? E non era nemmeno in profondità. Per quanto mi riguarda, basta. Se trovi una pepita quasi in superficie, sotto c'è qualcosa di grosso. Io direi di tornare da loro. Sarebbe da stupidi farci scappare questa occasione. Poi torniamo a nord, finiamo i lavori, facciamo i bagagli e torniamo qui. Chiaro? Non farti prendere dalla febbre dell'oro, Todd. Insomma, una piccola pepita nella roccia non significa niente. Non lo so, secondo me... Dobbiamo scoprire se ce ne sono altre, una non basta. Dobbiamo assicurarci che ne valga la pena. Io la penso diversamente, Freddy. Dobbiamo cogliere l'attimo. Occasioni del genere non capitano tutti i giorni. Quei ragazzi non aspetteranno. Va bene, ma se non c'è abbastanza oro, lascia che siano gli altri a rovinarsi, non tu. Ti dico solo una cosa. Guyana. Quasi 2 anni fa, Todd ha lasciato le ricche miniere del Klondike in cerca di montagne d'oro nella giungla della Guyana. Guardate, mai visto un oro del genere. Ma dopo 5 mesi durissimi di scavi, hanno trovato solo 62 grammi d'oro. Sono rimasto davvero deluso. E Todd ha perso tutto. Sì, è vero. E chi se la scorda la Guyana? Voglio montare un impianto per i test, lavare un po' di materiale. Così capiremo se è una zona ricca o meno. Non basta una pepita d'oro trovata a terra. Sì, hai ragione. Hai ragione. Se dobbiamo fare altri test, facciamoli. Dobbiamo stabilirci da qualche parte. Questo sembra il posto migliore, quindi diamoci dentro e speriamo bene. Freddy non intende spostarsi a sud finché non sarà certo che il terreno è ricco d'oro. Il suo piano è installare un impianto per lavare 100 metri cubi l'ora di materiale aurifero. Quando vedi una pepita ti prende la febbre dell'oro, ma la verità è che se veniamo qua giù e non c'è abbastanza oro, perdiamo solo del tempo. ...2400 km a nord, in Klondike. Dico sempre che non mi preoccupo e poi sono miei. Tony Beats è nei guai. Mancano appena 3 settimane al termine della stagione e ha estratto solo metà del milione di dollari in oro necessario per rientrare dell'investimento per la draga. Devo ripagarmi quella di draga entro fine stagione. Dobbiamo cambiare tattica, provare qualcosa di diverso.